drum set mic, 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 drum set mic. Ciao a tutti i lettori di Drumset Magazine, benvenuti al secondo appuntamento su questo video che tratterà due degli stili che sono diretta conseguenza dell'hip hop che abbiamo trattato la scorsa volta, che sono il go-go e il new jack swing. Per questo appuntamento ho pensato di creare un groove che possa essere in qualche modo un warm up per voi, quindi prima di iniziare a studiare il materiale relativo all'articolo appunto su Go Go e New Jack Swing, potete utilizzare questo groove per focalizzarvi sugli elementi principali e fondamentali che riguardano questi due stili. Il groove che ho creato si sviluppa su due battute e prevede in qualche modo l'utilizzo di tutti quegli di quei tratti che sono tipici dei due generi. Stiamo parlando quindi di implied fill, quindi un portamento swingato dei sedicesimi. Stiamo parlando di, per quello che riguarda il go-go, una cassa sincopata, e stiamo parlando invece, per quello che riguarda il new jack swing, di utilizzo di ghost note. L'esercizio che vedrete, quindi il groove che vedrete, in sovraimpressione anche, è suddiviso in modo schematico, quindi la prima battuta prende in considerazione gli elementi principali del go-go, quindi cassa sincopata e apertura di Charleston, mentre invece la seconda parte si concentra sugli elementi fondamentali del new jack swing, quindi appunto le ghost note. Fate molta attenzione quindi a mantenere un portamento swingato in entrambe le battute, e a far sentire la differenza dinamica tra backbeat e ghost note. Farò sentire il primo esercizio prima a 80 bpm e successivamente a 92 bpm, che è una velocità che molto spesso si riscontra all'interno dei brani go-go e new jack swing. Ho programmato una base che anche in questo caso fa percepire meglio il portamento swingato, e quindi potete farlo anche voi programmando una base anche semplice con percussioni e basso, come in questo caso, che però può aiutarvi a sviluppare meglio questo portamento. Vi ripeto, potete utilizzare questo groove all'inizio delle vostre sessioni di studio proprio per entrare maggiormente all'interno delle caratteristiche sonore e di portamento di questi due stili. Buona visione.